Un caro saluto amici sportivi da Angelo Rai. Non potevo iniziare questa telecronaca in modo diverso. Una partita importantissima per le realtà di Pianese e Grosseto, pronte a sfidarsi per tre punti fondamentali. La Pianese in testa a questo campionato a più 4 sull'Arezzo, che però ha già giocato, e con la possibilità di allungare a più 7 quando siamo ormai giunti alla penultima giornata del girone d'andata. Ha esagerato Marino dopo una grande azione, Cretella con una grande falcata in buca per Alexic, la conclusione di Cesaroni, ha murato bene Morelli giusto per Amenga, la palla si alza, Simeoni stoppa, Simeoni in area di rigore, Simeoni prova a passare, Simeoni ancora per Amenga, per Rinaldini, batti e ribatti, Rinaldini, pallone giusto per Coco! Serve Rinaldini, gioca a due tocchi la Pianese con Marino che spesca Coco, sembra regolare, Coco sterzata, giusta per Rinaldini, prova a spostarla, la mette giusta per Menga, alto, alto la conclusione. Rinaldini, la palla è per Coco, secondo me è regolare, Coco porta palla, area di rigore, può metterla in mezzo, invece cerca di aspettare il ritorno di Rinaldini che conclude alto sopra la traversa, ancora occasione per la formazione di mister Bonuccelli che inizia a premere sull'acceleratore. Rinaldini batte veloce, Simeoni è in esterno dell'area di rigore, Simeoni la mette in mezzo, secondo palo, ancora occasione per la Pianese, ma sembra calcio d'angolo, no, l'hanno tirato fuori gli attaccanti della Pianese. Palla messa in area di rigore, Gomez fa una sponda con il petto, secondo me era fuori gioco, però attenzione ad Alexic, prova lui al lato. Che per ora vede il risultato di 0-0 sul comunale di Piancastagnaio. È iniziato il secondo tempo, il direttore di gara non ferma il gioco, si distende Grosseto, ma Cretella manda in porta per Cesaroni, il pallone è giusto per lui, Cesaroni, rete del Grosseto, ha segnato il Grosseto, il vantaggio della formazione del Grosseto con adesso la provocazione di Cesaroni sotto la curva del Grosseto, adesso sarebbe giusto un giallo. Parte Rinaldini, il pallone in area di rigore, la palla rimane lì, poi Menga va giù, ribatte bene con Dai, arriva ancora Cesaroni ad allargare per Gomez, cross in area di rigore sul secondo palo, arriva la conclusione di Martino, colpo di tacco di Alexic, la palla va fuori. Cesaroni comunque ha ancora una buona possibilità, può effettuare un cross sul secondo palo dove non arriva nessuno, arriva il capitano, sembrato Ciolli, poi Martino, cross in area di rigore, Coco arriva, poi Balli, attenzione ancora l'intervento su Cristian Balli, qua poteva esserci anche un cartellino, prova a staccare, poi Pandimiglio rinvia, può uscire ancora Lopez, arriva bene Gomez, invece conclusione del giocatore del Grosseto, prende una deviazione e va in angolo. Rinaldini, che bella palla per Lepri che può provare a saltare un avversario, Lorenzo Lepri al lato corto dell'area di rigore, conclude, parata di Cirillo. Mugelli, ancora lui, la porta a spasso la difesa, Mugelli in buca per Rinaldini, in area di rigore Rinaldini tocca per Marino che conclude, rete! Marino, un gol meraviglioso, pareggia la Pianese 1-1, l'1-1 di Simone Marino, la Pianese carica e va a trovare il gol del pareggio, ma che ingresso di Mugelli! Mugelli, tocco, area di rigore, Lepri, la mette dentro! Triplice fischio, Pianese e Grosseto impattano sull'1-1, la Pianese si prende gli applausi dei suoi tifosi, una partita giocata a mille con tantissime occasioni. Il Grosseto è passato al primo vero tiro in porta, un peccato probabilmente per la formazione di Piancastagnaio che poteva allungare sull'Arezzo, anche se sulla carta probabilmente la partita più difficile l'aveva proprio la Pianese, che adesso mercoledì andrà ad Altopascio per cercare di chiudere il campionato con magari la stessa distanza che aveva prima di questa giornata. Un caro saluto da Angelo Nai.